questa sera, quando uno poi pensa a che cosa poteva andare meglio, poteva andare peggio, certamente meglio di così quello che hanno fatto tutti quelli che si sono dedicati a recuperare Simone, Jeff, insomma, non che si potesse fare. Questo significa che se la squadra è una squadra che in questo momento si può collocare in classifica ad alto livello, anche lo staff, soprattutto lo staff medico in questo caso, che lavora dietro le quinte, oggi credo abbia la necessità, il piacere di stare sotto la luce dei riflettori, quindi vi prego di segnalarlo a tutti quelli che conoscete nelle vallate, che questi sono quelli bravi sul serio. Insomma, loro confermano che sono ragazzi, confermano per se stessi e per tutti quelli che li guardano che sono ragazzi di valore, che fanno tanti errori ma sanno fare tante cose e che se si sforzano di focalizzare la loro attenzione nel fare le cose quelle che sanno fare aiuteranno, aiutano questa squadra, aiuteranno tutte le squadre dove giocheranno. È chiaro, hanno la velleità di, oltre a giocare ad alto livello, migliorare, fare tutto un percorso. Volevo ringraziare, dire bravi ai giovani, a Joe e a Jordi, che hanno fatto tanto oggi, soprattutto quando con l'uscita di Lucky eravamo ancora uno in meno. Si è fatto male anche Paul, quindi eravamo veramente corti, e loro hanno fatto una gran partita, ci hanno tenuto, anzi, hanno dato il via al più 10. Sono stati bravi, anche perché è stata una partita, abbiamo visto tutti difficile, eravamo corti, si vedeva che eravamo un po' stanchi, perché secondo me iniziano a farsi sentire queste rotazioni corti, anche perché siamo una squadra che spende tanto.